Ciao Gabriele, benvenuto all'Aperitins. Ciao Irene, ciao Silvio, tutto bene? Gabriele? Bene, bene, grazie. Tu? È Benissimo, grazie. È venerdì oggi per noi. venerdì. Gabriele Pellizzari è con noi oggi, è Senior System Engineer di Vim e con te oggi parleremo della protezione del dato. Sì, Gabriele, il 2020 è stato l'anno veramente che ha visto un po' di tutto. Nell'ultimo periodo del 2020 si è creato un effetto di, come dire, probabilmente cosmico, dove tantissime aziende hanno subito attacchi di vario genere, ransomware o meno di diversa tipologia, che comunque ha portato a perdite del dato e fermi di produttività. Poi, quelli più eclatanti sono finiti sui giornali, ma la verità è che ce ne sono tanti altri. Questo ha portato a galla un concetto probabilmente che molti hanno sottovalutato, ovvero il fatto che la strategia di backup classica non basta più. Il modello di fare il backup anche con il 321, che alle volte è un 321 inventato, preso come filosofia, ma poi tutto nello stesso site alle volte, dicendo, beh, Non io ho due copie. applicate. Esatto, fatto un po' come capitava, ha esposto le aziende a davvero problematiche critiche, dove uno dice, sì, ok, ma io avevo il backup e l'ho perso tutto quanto. Quindi tu che sicuramente hai una panoramica molto più ampia, vuoi spiegarci come dovrebbe essere l'approccio del dato a 360 gradi, quali dovrebbero essere le linee guida da seguire? Guarda, ti ringrazio della domanda perché mi dà lo spunto di dire che la regola del 321 è una regola bella, precisa, ma non basta mai. È per quello che io aggiungo sempre la dicitura 1-0 alla fine della regola, quindi diventa 321-1-0, perché è vero, è indispensabile avere tre copie dei dati su 2000 differenti, uno posto offline, ma dobbiamo anche porre il dato in qualche maniera offline. In che cosa intendo? Essere certi che quel dato non possa essere attaccato durante un processo di attacco proprio di un malware. Come posso fare questa operazione di offline? Lo posso fare o attraverso delle vecchie tecnologie, oppure posso utilizzare delle tecnologie come quelle dell'object storage che mi possono garantire l'immutabilità del dato. Questa cosa in Vim l'abbiamo capita secondo me molto bene, tanto è vero che la versione 11, che è la prossima versione di Vim Backup e Replication, darà la possibilità di rendere i backup su dei repository Linux immutabili per un numero di giorni che voi potete ovviamente, voi come utenti, clienti, possono andare ad impostare. Quindi siamo certi che in questo caso, anche se qualcuno prende possesso della console di Vim, oppure tenta di criptare il dato su quella specifica area, non può fare assolutamente nulla. Quindi posso ripristinare il dato. Poi il concetto di immutabilità significa che appunto il dato non può essere cancellato neanche dall'amministratore, perché poi alla fin fine i ransomware di ultima generazione sono molto, come dire, furbi, nel senso che ormai sanno Sono qual è il scritti software. bene. Esatto, per non usare un termine un po' volgare, sono scritti bene perché sanno qual è il software di backup, sanno dove andare a colpire, quali sono i servizi da stoppare, eventualmente anche quali sono gli elementi da cifrare e da distruggere per fare in modo che il backup non sia più utilizzabile. Perciò il concetto dell'immutabilità diventa critico. Assolutamente sì, esistono ovviamente delle buone regole che noi consigliamo a tutti i nostri clienti di implementare, quindi cosa vuol dire segmentare una rete, cosa vuol dire creare un utente che magari non afferisca al dominio che gestisca i dati di backup, proprio per cercare di dividere e creare quest'area che i più dotti chiamano air gapped. È importante, sì, è importante avere delle tecnologie che siano in grado di rispondere a queste che sono diventate, dal mio punto di vista, sempre di più delle necessità, perché è proprio difficile essere scevri e quindi non essere attaccati da questi malintenzionati che fanno del ricatto una loro forma di successo e quindi di business, ahimè. E da questo punto di vista la differenziazione anche dei repository diventa fondamentale, cioè il target di splittare quelli che sono i repository di backup. Certamente è fondamentale nel concetto proprio di regola del 321,
dobbiamo sempre distinguere che il fatto di dire tre coppie vuol dire scrivere i dati su tre oggetti differenti, su due media distinti, cioè riuscire a distribuire il dato di backup il più possibile all'interno di più architetture, in modo tale che proprio per l'attaccante sia assolutamente complicato raggiungere quello che è il suo scopo. Poi, intendiamoci, è anche importante che siano distanti da un punto di vista di architettura, perché questo mi dà ovviamente anche maggior tempo per poter reagire durante la fase di attacco. Se l'attacco dura 10 secondi non posso fare assolutamente nulla. Se un attacco perdura nel tempo vuol dire che me ne posso accorgere e posso in qualche maniera intervenire. Motivo per il quale, ad esempio, in Vim One, che è un prodotto che noi consigliamo ai clienti di acquistare insieme a Vim Backup and Replication, esistono già dei sistemi, degli allarmi che mi illustrano, che mi avvisano se per caso sta accadendo qualcosa o sulle mie macchine virtuali oppure direttamente sui repository. Faccio un esempio: quando un dato di backup improvvisamente aumenta del 150%, vuol dire che qualcosa è accaduto su quella macchina che sta per essere salvata, proprio perché il numero di gigabyte / terabyte è aumentato in maniera esponenziale. Quindi o quel dato è realmente aumentato per motivi di produzione, oppure probabilmente è sotto l'attacco di un qualcuno che sta cercando di cambiare quei dati, che vuol dire probabilmente criptarli. Ecco perché è importante, è per quello che è importante avere una strategia veramente a 360 gradi, dove per l'amor del cielo è fondamentale avere tutta una serie di sistemi di allarmi che facciano prevention, ma anche che siano in grado di vedere quello che accade all'interno del mio dato di backup e quindi avvisarmi dicendomi c'è un attacco ed eventualmente anche semplificarmi tutte quelle azioni di risposta che possono essere ovviamente automatizzate, del tipo fai la scansione. Se ti parlo di cloud? Se mi parli di cloud sono contento. Perché e ti spiego perché. Allora, come vedete, non sono un ragazzino e quando 5-6 anni fa si parlava di cloud era assolutamente una nuvola. Tutti dicevano che era una cosa interessante, ma da tecnico non riuscivo a capire quali tecnologie e come adattare queste tecnologie. Devo dire che negli anni sono sempre diventati più comuni dei casi di successo dove i clienti vanno a o copiare i dati di backup all'interno del cloud, magari sfruttando successivamente tecnologie anche di archiviazione per abbassare quelli che sono i costi di gestione, ma non solo, strumenti in grado di proteggere dei workload che sono all'interno di cloud pubblici. E quindi il concetto di orchestrare quello che è il backup, quindi il salvataggio e la protezione, da un'unica console verso diverse architetture. Ed è quello che sta facendo assolutamente Vim. Il desiderio di Vim è di essere un'azienda in grado di gestire proprio il cloud data management. Tanto è vero che normalmente anno su anno facciamo uscire nuove release di prodotto, ma anche nuovi prodotti che vanno a indirizzare dei mercati specifici. Non per ultimo, abbiamo da poco annunciato il rilascio di un software che va a proteggere i workload di Google. Prima hai nominato Vim 11, volevo un po' riprendere l'argomento e chiederti quali sono secondo te le novità più importanti, quelle che ami, mettiamola così. Irene, grazie per la domanda, perché l'hai circostanziata correttamente, perché la versione 11 ha più di 150 novità e quindi per parlare di 150 novità dovremmo stare qui veramente tutto il venerdì sera. Potrebbe essere un'idea. L'aperitivo diventa una cena dopo. Esatto. Mi spiacerebbe, non sono magro, quindi amo il cibo. Tra le tante io direi che forse le più che hanno secondo me più effetto sono la prima, la CDP, la Continuous Data Protection. Vim storicamente è in grado di effettuare delle repliche di macchine virtuali sfruttando sempre la tecnologia delle snapshot. Con la versione 11 aggiungiamo una nuova tecnologia specifica per VMware, dove siamo in grado di fare una replica praticamente real time.
quindi sono in grado di intercettare le scritture prima che vengano effettuate sul storage di produzione e di inviarle direttamente verso il sito Disaster Recovery. Vuol dire vuoto per pieno ridurre i valori di RPO dai 15 minuti a pochi secondi. E questo oggettivamente è un grosso salto in avanti. Seconda tecnologia che a me piace ricordare è il fatto che nella console di Vim Backup Replication 11 potrò gestire anche il backup di quelle che sono le macchine virtuali all'interno di Azure. Quindi abbiamo già sviluppato un prodotto che è direttamente presente nel marketplace. Con la versione 2 di questo prodotto e Vim Backup Replication 11 potrò orchestrare i backup direttamente dalla console di Vim Backup Replication. Quindi vuol dire che aggiungiamo una zampa anche direttamente verso il cloud pubblico. Terzo aspetto, credo che sia importante il concetto di archiviazione dei dati di backup verso contenitori in object storage che abbiano dei costi ovviamente molto 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 bassi, proprio perché sappiamo tutti che la quantità di dati aumenta sempre, effettuare il backup può risultare oneroso e soprattutto il fatto di doverlo gestire e tenere per molto tempo. Esistono delle aziende che sono obbligate a tenere i dati di backup magari per 5-10 anni. Sì. Ecco, porli su un layer hardware barra software a poco costo è sicuramente una cosa che permette una gestione molto molto più semplificata. Certo. Beh, sicuramente poi le novità sono tante, non è neanche semplice. Tra l'altro il prodotto sarà disponibile a breve per tutti, probabilmente quando il video andrà online andrà in RTM o in GA. Guarda, ti do questa notizia, l'RTM è uscita stamattina, per cui... Sì, l'altro partner sicuramente oggi è disponibile già da oggi, poi uscirà la GA, e però diventerà disponibile sicuramente entro metà marzo, si potrà già, come dire, metterlo in pista in modo serio e iniziare a utilizzarlo. Sì. Quindi alla fin fine l'impegno di Vim poi da questo punto di vista è sempre legato al migliorare la modalità di protezione del dato e dare sempre più opzioni per fare in modo che ci sia la sicurezza del contenuto in caso di attacco, perché alla fin fine, come hai detto prima, oggi purtroppo non c'è un modo sicuro e al 100% affidabile che dice così il dato è a posto. Devi ogni volta continuare a lottare, tra virgolette, e stare dietro a quello che succede e alle volte, come dire, essere un po' estremo per proteggere realmente il backup. Sì, assolutamente sì, ma il bello secondo me di Vim, di lavorare in Vim, è che noi ascoltiamo molto i clienti, proprio perché moltissime delle idee che diventano poi prodotti e soluzioni nascono da una specifica necessità che un cliente barra un partner, un service provider ha scritto, pubblicato all'interno del nostro forum. Per cui il mio primo grazie va sempre a tutti voi, perché ci date la possibilità di crescere, di migliorare il prodotto ed aggiungere le funzionalità che poi servono a tutti noi per, come dicevamo prima, proteggere al meglio quella che è la mia architettura, piuttosto che avventurarmi in maniera certa all'interno del concetto di data cloud mobility, quindi sposta il dato ovunque vuoi, hai qualcuno che comunque te lo protegge, cioè Vim. Ottimo, grazie Gabriele, direi che abbiamo tirato fuori tutto quelle che potevano essere le informazioni più importanti sulla tematica. È chiaro, poi ci sarebbe davvero da parlare una vita e mezzo tra le novità di Vim 11 e in generale sulla data protection, perché veramente probabilmente è quasi una filosofia dove ci sono delle regole ben precise da seguire, che dovrebbero seguire i partner e soprattutto i clienti, e capire che l'investimento sul backup è un investimento sull'azienda, non è un buttare dei soldi, perché un giorno di fermo della tua azienda potrebbe ripagarti di tutto l'investimento che avresti potuto fare nel backup. E soprattutto questa cosa è ancora più, secondo me,
esaltata in un mondo dove essere online vuol dire fare soldi, fare business, perché il concetto di reputazione è assolutamente fondamentale, quindi se i tuoi sistemi rimangono giù per troppo tempo, perdi di perdi la tua reputazione e quindi non sei più così, tra virgolette, affidabile. Quindi, visto che moltissime aziende sviluppano proprio business anche attraverso l'online, ripeto, proteggete i dati in modo tale da essere certi di poter ripristinarli molto velocemente. Ottimo, a questo punto non ci rimane che ringraziarti e soprattutto fare il brindisi grazie al nostro sponsor Visual 1542 Linea. Quindi, Gabriele, grazie ancora. Grazie. Appuntamento al prossimo video. Grazie ancora. Grazie. Ciao. Ciao.